ragazzi, siamo arrivati al nostro laghetto di fiducia. Intanto piattiamo i nostri poggiacan. Io metto uno qua, secondo me angoletto ci sta. Allora, non sonderemo perché abbiamo veramente poco tempo. Siamo arrivati qua al pomeriggio, quindi pasturiamo la zona e vediamo che belle creature potremmo ricevere quest'oggi. Iniziamo col mais, diciamo. Sì, secondo te è meglio mais o papà? No, io inizio col feeder. Adesso vai a feeder con cosa? Con che cosa? Con, non lo so ancora, sai? Devo vedere, sono ancora di più. No, io vado piombino, ho messo. Però adesso devo mettere una girella e poi attacco. Ho messo due piombini in una girella, così che scorra. Poi giro l'ozza e no, e qua ci andrò a mettere il mais. Raga, ci siamo, adesso andiamo a lanciare. Ah, testa usando. Abbiamo un runny rig che adesso andiamo a riempire con delle boilers. Guarda l'innesco German, mamma mia, questa è una bella pop up. Sì, e adesso qua andiamo, te invece vai boilers normale. Boilers alla fragola affondante, no, del 14, che adesso andiamo a chiudere. Sto. Come una vite, ecco qua. Perfetto. Qua adesso il mio innesco è pronto. Adesso andiamo a bagnare piano piano la pastura. Adesso possiamo anche metterci piano piano. Oh, ma che odore, mamma mia! Le mani. Buono, buono. La cosa più importante, ricordatevi di bagnare piano piano la pastura. E di mescolarla con dei guanti. Ma quello no, adesso me li tolgo. Che si sporcano tutti. Andiamo col primo lancio. No, più vicino l'ho messo. Ho pasturato qua. Aspetta che adesso lo tirare. Primo lancio. Appoggiamo la canna. E speriamo in un bel pesce. Speriamo in un bel pesce. Ho messo una pop-up. Piombino, piombone e si lancia. Oh, comunque qualche mangiata la stiamo avendo, però niente, purtroppo niente si sta lamando. Qua con un pellet, un soft pellet, invece là con una pop-up da 14. Un 14. Pop-up 14. Del 14. Del 14. E niente, là c'è il nostro amico Luca. C'è un pesce. Una trota, guarda, hai visto che... Hai visto che ha fatto la... Allora, d'inverno bisogna pasturare la prima volta prima di lanciare le calde. Dopodiché, ogni volta che sentite una mangiata, pasturare di nuovo. Però poco, dovete poco. Pasturare poco, perché sennò i pesci mangiano solo la pastura e non il vostro innesco. Perché d'inverno hanno meno fame e si riempiono più facilmente. Invece d'estate bisogna continuare a pasturare molto più frequentemente. Scusami. Bella partenza comunque, però. Beh, è vero, bellissima. Mm. Intanto là i due piccioncini. Cioè, quelli là ti rubano i pesci, capisci? Cioè, te li mangiano. Una volta ci hanno mangiato un persico sole. Mamma mia. C'è! Oh! Sì, c'è. Oh, finalmente! Con cosa? Grossa. Bella, con cosa? Soft pellet. Ho detto che io non volevo. Non lo so. Guarda, lì dopo puoi inquadrarlo da lì, se questo non viene via. Quando sulla faccio. Oh,
questa è bella. Sì, io non ho così tanto filo, aspetta lì che devo, ah, devo sì. seguirla. Io ho poco filo. Sì, ma non è grande sto lago. Devo rimbobinarlo. Finalmente. Finalmente. Appena si scorda da terreno, si è ammorbidito un po'. Direi finalmente, dopo 3 ore. Beh, dai. Vediamo cos'è. Se si fa vedere. Cos'è? Sai che non lo so neanche io? Perché mi sembra tanto uno storione. Sì, storione, bello. Bello. Bagniamo il tappetino. O come cavolo lo prendiamo? Con le mani, dove ti là, più là, portalo là. Prova a portarlo qua, guarda. Qua riesco a prenderlo, Gabriele. Qua riesco a prenderlo. Congelerò le mani in un modo. Ho scappato con il metro invernale, non ti credo. Sì, bellissimo. Anche di livrea, guarda, guarda com'è in salute. Così però ho paura. Non è una soffella. E ti ho detto che mangiavano. No, 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 non prendere il finale. No, ma è un trecciato. No, no, non è, il finale non è trecciato. Sì, è un trecciato. No, il finale non è trecciato. Guardalo. No, è un nylon nero. Sì, grande, via. Mettilo qui sul tappetino. Siamo veloci perché sennò... Aspetta che... No, prendo il due. Ok. Aspetta che fa la... Stoioncino. Stoioncino. Che verso. Verso. Mamma mia, il dito, sai i dinosauri che fanno quel pezzo? Il filo, che fanno? Bello, bello, lo lascio. Devo capire che le ha fatte subito come una fionda, guarda. Eccolo qua, vai, lascialo. Bello, bello, Gabriele. Elia, aspetta. E si torna. Ecco Gabriele che scappotta con lo storione. Io invece scappotto e mi piace lo stesso.